Non è sceso Di Battista dal treno alla stazione di Pesaro questa mattina alle 11, il leader 5 Stelle annunciato precedentemente, ma la senatrice Paola Taverna, che sta affrontando assieme ai suoi colleghi questo tour di 20 giorni per 47 tappe, di cui 3 solo oggi, tra cui Pesaro, per portare le ragioni del no in tutta Italia. La senatrice, arrivata in Piazza del Popolo alla testa di un folto corteo con striscioni e cartelli, che una volta arrivato in Piazza del Popolo ha inscenato un flash mob sotto le logge del comune, in attesa che la senatrice parlasse ai presenti. La Taverna non si è fatta attendere, viste le tappe forzate del tour, non prima però di aver parlato alla stampa che l'attendeva nel gazebo dei 5 Stelle. Ma io veramente mi chiedo, ma il popolo italiano vuol perdere tutto quello che ha guadagnato con 40 anni, 50 anni di lotte? La gente c'è morta per queste cose, la gente c'è morta per avere questi diritti, ce li stanno sfilando giorno dopo giorno e noi non vogliamo stare in silenzio. Siamo qui oggi sotto un comune a timbro PD, sotto un sindaco fortemente renziano, e gli vogliamo far sentire forte il grido di un popolo che dice no al peggioramento. Il cambiamento passa attraverso il no ed è un miglioramento quello che porta il Movimento 5 Stelle. Partenza poi a Civitanova Marche ad accompagnarla in queste tappe marchigiane i deputati Riccardo Nuti e Dalila Nesci, oltre che il pesarese Cecconi. In questo Stato col Job Act sono aumentati i diritti dei lavoratori? No. Con la buona scuola i nostri studenti studiano meglio e i professori hanno più dignità? No. Con i salvabanche i nostri risparmi sono stati salvaguardati? No. E allora come si fa a credere a queste persone che ci dicono che oggi con questa riforma si avrà un paese migliore con maggiori diritti? A questa riforma si può soltanto votare no, perché questi sono dei mentitori seriali, hanno sempre mentito ai cittadini e oggi si fanno credere che il nostro paese va male, il nostro governo non riesce ad applicare le leggi e la nostra economia è stagnante per colpa della Costituzione. La colpa non è della Costituzione. Con questa Costituzione noi siamo diventati uno dei paesi migliori al mondo, col più alto PIL al mondo, abbiamo attraversato numerosissime crisi e siamo sempre cresciuti e siamo sempre riusciti a mantenere stabilità in questo paese. Negli ultimi 20 anni tutto sta andando in scatafascio e la colpa certamente non è della Costituzione. La Costituzione va semplicemente applicata e tutelata e sono queste persone che devono essere mandate a casa il più velocemente possibile. Con un governo di persone oneste che fanno l'interesse dei cittadini e non dei loro stessi, dei loro genitori e dei loro amichetti, con questa Costituzione il Movimento 5 Stelle sa benissimo che questo paese può ripartire.